Amici di Nella.it, fratelli di Metal, bentornati sul nostro canale YouTube, bentornati in questa rovente estate su Metal.it. Non vi lasciamo mai, come detto, giugno, luglio, agosto, siamo sempre qui con voi tra tier list del nostro Sbranf con la nuova collana Vado a vivere da solo, che insomma vi terrà compagnia per tutta l'estate, qualche diretta qua e là e un piccolo live report. Ammetto di aver usato un piccolo clickbait nel titolo per una volta, consentitelo, ma si tratta di roba tra noi, di roba tra, in amicizia, appunto, un Defender, o comunque insomma un metallaro classico, diciamo così, al concerto dei Rammstein. Ebbene sì, domenica 21, cos'era? Domenica 21 luglio 2024, Arena RCF di Reggio Emilia, al più Campovolo. Molti mi hanno rimproverato, anzi nella diretta col buon Claudio Trotta, che ritornerà spesso come argomentazione in questo piccolo stringato live report, che poi live report non è proprio del tutto, ma insomma si è svolto lo show italiano per quanto riguarda il 2024 dei tedeschi Rammstein, che poi fra l'altro torneranno in Italia il prossimo anno, probabilmente in quel di Torino. Vedremo un po' come saranno messe le cose. Ebbene sì, il Graz ai Rammstein, lo dico subito, la musica dei Rammstein a me non piace per niente, perché non è che non mi piacciono i Rammstein, non mi piacciono proprio quello che loro propongono. Quindi non è come dire mi piacciono i Dismember ma non mi piacciono i Cattle Decapitation, per dire. Parliamo sempre di death metal, se è molto diverso, un gruppo mi piace, un altro no. No, non è così, è proprio che non mi piace la musica proposta dei Rammstein, quindi non è colpa loro della loro interpretazione, anzi ovviamente sono tra i migliori interpreti, se non, scusate, i migliori in assoluto della musica che vanno a proporre. Andiamo a tagliare subito la testa al toro. Come sono stati i Rammstein per me, che ovviamente gioco forza, non li avevo mai visti, non essendo un estimatore, molto 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 bravi, molto molto professionali. Alla fine, o durante questo video, dirò cosa è per me un concerto di musica, cosa che per me non è il concerto dei Rammstein, ma lo spettacolo offerto dai tedeschi è stato davvero di alto livello, e non intendo solo a livello scenografico barra coreografico, quindi le luci, l'esplosione, i fuochi e tutto il resto, diciamo concentrandoci su quello che a me interessa di più, ovvero sul lato musicale. Devo dire che hanno offerto una prestazione maiuscola e veramente veramente professionale. Questa è la cosa che mi è piaciuta di più, essenzialmente. Non sto a dirvi setlist, io conoscevo prima del concerto 4 o 5 canzoni di Rammstein che sono state suonate praticamente tutte, ad eccezione di America. Le altre che conoscevo sono state eseguite, al di là dell'esibizione in sé per sé, quindi quanto fedeli o meno alla versione su disco, devo dire che è proprio la loro tenuta di palco, il loro saper coinvolgere, il loro saper trasmettere la potenza, diciamo, questo è evidente, palese a tutti, la potenza dei loro brani viene pienamente trasmessa in sede live, e quindi questo ha fatto tutta la differenza, mi ha fatto una grande impressione, aiutato dal fatto che l'audio, sia a livello di potenza sia a livello di chiarezza dei suoni, è stato veramente di prima qualità. Essenzialmente un ottimo livello acustico, una potenza di fuoco in tutti i sensi adeguata, e quindi da questo punto di vista i Rammstein hanno portato uno show davvero esemplare. Ora non posso fare paragoni con il passato, ma ammetto di essere stato stupito in positivo dalla loro performance. A livello puramente soggettivo, e quindi sono le mie mere congetture, ho visto una band molto coinvolta, molto fresca, molto entusiasta sullo stare sul palco, tranne il loro frontman, nonché il leader carismatico, Till Lindemann, che mi è apparso, ma ripeto, prima esperienza per quanto riguarda i Rammstein dal vivo per il sottoscritto, mi è apparso molto affaticato, sia dal punto di vista fisico, molto lento, molto pachidermico nelle movenze, mi è sembrato piuttosto affaticato, e nonché, concedetemelo, anche questa potrebbe essere semplicemente una mia impressione, mi è sembrato l'unico della band ad essere quasi fuori contesto, ovvero mi ha dato l'impressione che avrebbe voluto essere ovunque tranne che sul palco. Allo stesso tempo questa è una nota di merito, perché con una professionalità estrema ha portato in fondo lo show in maniera perfetta, oserei dire,
però sempre con quell'impressione come di lo deve fare per forza, è il mio lavoro, sto qui, cerco di farlo al meglio, lo fa al meglio. Però ecco, mentre gli altri mi è sembrato che si divertissero, che stessero proprio sul palco perché non vorrebbero fare altro nella vita, da lui ho percepito, da perfetto, diciamo, sconosciuto dell'universo Rammstein, una certa stanchezza, una certa molto sfavato, ecco, diciamo così, molto come scoglionato, scusatemi questo romanismo, molto scoglionato essere sul palco, ma ripeto, allo stesso tempo estrema professionalità dal punto di vista della performance che ha tenuto. Tra l'altro canta molto bene, cosa che io non pensavo facesse così, con nonchalance, canta molto bene, questo mi ha stupito positivamente e confermando tra l'altro la estrema professionalità non solo sua ma di tutta la band. Per quanto riguarda il pubblico, allora, devo dire, la nota negativa in assoluto è che il concerto di Rammstein è stata la fiera dello smartphone. È vero che quella dello smartphone è una piaga che ormai riguarda tutti i concerti, tutte le fasce d'età, però mai in un concerto rock metal come sono abituato io diciamo, a frequentare da anni e anni e anni, ho visto una frequenza e una presenza così massiccia di smartphone tenuti costantemente in alto a riprendere tutto il concerto o poco meno, quindi un continuo totale di smartphone che al di là di quando i Rammstein stessi chiedono di accendere la torcia, i moderni accendini, diciamo così, dovrebbero essere usati praticamente solo in quel momento, sarà che questa è una piccola nota polemica, anzi, forse non proprio piccola. Al di là che molta gente, secondo me, era lì per un 60.000 circa presenti all'evento, era lì più per l'evento in sé che per la musica dei Rammstein, era lì per vedere i fuochi di artificio giù di lì. E quindi qualsiasi cosa va ripresa, condivisa, messa sui social, mandata all'amico. E questo devo dire che svilisce, sminuisce diciamo, l'esperienza live, l'esperienza di musica, di concerto di musica dal vivo. Molte persone, appunto, oltre a non godersi il momento, manca del tutto il carpe diem del concerto, rovinano anche l'esperienza agli altri intorno a sé. Perché la rovinano? Ci voglio andare subito, poi torniamo sul pubblico. Parliamo della RCF Arena. In un'intervista in diretta qui sul live sul canale di YouTube di Meta.it facciamo un'intervista con Claudio Trotta, scusate, Claudio Trotta, responsabile, presidente, fondatore della Barley Arts, quindi parliamo di una delle più importanti case di produzioni di concerti e eventi dal vivo che abbiamo in Italia, che è una delle più storiche. Decantava le lodi della RCF Arena, riprendendomi anche perché io l'avevo definita, sì, sono al campo volo, cioè no, non stavo parlando di Rammstein, parlavamo di altri eventi, in questo caso degli AC/DC, che hanno suonato lì a maggio. E il buon Claudio mi descriveva la RCF Arena come il posto migliore dove fare musica dal vivo oggi in Italia, certamente per questo genere di eventi, per questo numero di presenze. Io non essendo mai stato prima dei Rammstein alla RCF Arena, non ho potuto ribattere e lo faccio adesso. Sinceramente, sono stato a dir poco deluso da una location, per quanto mi riguarda, piuttosto imbarazzante o comunque di basso livello. Ora, il fatto che ci siano posti ancora peggiori, tipo l'ippodromo a Milano, non è che giustifica la bontà o diciamo, aumenta il livello della qualità dell'RCF Arena, che è nient'altro che un campo in leggero dislivello. Ora, la famosa pendenza di cui mi avevano decantato le lodi, che permette a tutti di vedere, beh, concedetemelo, non è assolutamente così. Forse all'inizio, appena scollinato, diciamo così, quindi nei primi settori, quelli più lontani, settori green, c'è una pendenza un po' più accentuata, ma che poi va a degradare lentamente fino alla zona orange e red. E che non permette assolutamente a chi sta dietro di vedere bene, in primis perché, come detto, la pendenza è talmente lieve che non riesce assolutamente a garantire quel dislivello che rende possibile non essere impallato dalla persona davanti. Quindi, persone, io sono alto 1,81 m e dovevo via via spostarmi destra a sinistra per poter vedere bene il palco.
persone più basse di me erano costantemente o impallate o comunque in punta di piedi per cercare di scorgere qualcosa. E poi aggiungiamo E poi aggiungiamo il problema, come detto prima, che va considerato quello di tutte le persone con gli smartphone in alto, ci aggiungiamo il fatto che appunto la visuale fosse costantemente impallata da persone o cose davanti. E secondo poi, chi sta dietro, ragazzi? Cioè, un'arena del genere deve consentire una visione del palco da parte di tutti. Già dove stavo io, a metà settore Orange, il palco era lontanissimo, cioè poteva esserci chiunque sul palco, si vedevano omini della Lego piccoli così. Sono andato poi a farmi un giro dietro nella Green Zone, cioè il palco va guardato con un binocolo, non è questa assolutamente la visuale che una persona che spende 80, 100, 120, 140 euro deve, anzi, avere di fronte a un live così importante. Aggiungiamoci il fatto che è una cosa che secondo me è completamente senza senso, ma i famosi maxi schermi sicuramente a chi sta un chilometro dietro, che secondo me è un'aberrazione del concetto di musica dal vivo, vedersi un maxi schermo. A questo punto sto a casa e mi guardo un Blu-ray, un DVD. Comunque, in questo caso magari chi sta dietro veramente si può aiutare con i maxi schermi. In questo caso i maxi schermi non ce n'erano due completamente laterali, quindi completamente inservibili per il 90% di chi stava fronte palco, e uno piccolo a mo' di smartphone in modalità verticale che fra l'altro non è che riprendeva tutto il concerto o diciamo dava delle riprese particolari della Steadicam da parte di Rammstein, piuttosto che delle indicazioni del testo che scorreva. Insomma, uno non è che poteva guardarsi il concerto lì, a parte pochi frammenti qua e là. E tutto questo devo dire che ha reso, secondo me, imbarazzante da parte del minimo 70-80% dei presenti la visione di un live quasi immaginato, cioè ascoltato più che visto. Perché veramente il palco era minuscolo, piccolissimo, non si vedeva praticamente niente. I più erano anche impallati, moltissima la presenza femminile che chiedeva costantemente a chi stesse davanti di spostarsi, cosa completamente infattibile perché ovviamente l'arena era molto piena e quindi chi aveva guadagnato una buona posizione poi non è che stava lì a pensare di cederla. Quindi devo dire, per quanto mi riguarda, Arena RCF è completamente bocciata. Come detto, l'acustica era buona, ma credo che sia molto merito dei tecnici dei Rammstein piuttosto che del posto. Davvero no, non mi è piaciuto. Credo che un concerto del genere sia molto molto più bello in uno stadio dove c'è una visuale maggiore, dove tutto è più compatto, dove tante persone sono nelle tribune laterali, magari anche in alto, o chi seduto, chi no. Comunque non solo con un'atmosfera molto migliore, con una visuale migliore, se poi aggiungiamo il posizionamento dei bagni, cos'è oggi? C'è l'autostrada qua fuori. Se poi aggiungiamo il posizionamento dei bagni, la gestione degli spazi, delle file, devo dire no, non mi è piaciuto assolutamente. Come detto, se ci sono posti peggiori, questo non è che va a giustificare gli elogi di un campo in discesa, niente altro è che un campo in discesa, sinceramente deludentissimo per quanto mi riguarda. Capisco che sia il posto migliore per fare i concerti, forse per chi li organizza, anzi non ho dubbi che per chi li organizza sia la scelta migliore, anche sulla questione parcheggi lasciamo veramente stare, stendiamo un velo pietoso. È inutile fare un'arena da 100, 150, 120 mila posti, e poi ci sono dei parcheggi piccolissimi che creano file chilometriche. Io ho preferito parcheggiare notevolmente fuori, distante, quasi 3 km dall'arena, e poi farmelo a piedi come tantissimi altri. Ma insomma, devo dire che anche sotto questo punto di vista logistico, Arena RCF è completamente da bocciare per quanto mi riguarda. Nota di colore per quanto riguarda il pubblico, che come detto ho visto in parte, non tutti, devo dire, in parte un po' così, un pubblico casual, un po' distratto, un po' attratto più dall'evento in sé che dalla band che suonava. Devo dire in larga parte, però ci sono anche ci sono stati molti, molti, molti fan.
quello che mi ha colpito a livello di costume in tutti i sensi è il fatto che un buon 70-75% indossasse magliette completamente extra musicali, che era una cosa che nei concerti rock metal non mi era mai successo di vedere in questi termini. Quasi tutti, chi di noi va a un concerto metal, indossa una maglietta metal o hard rock, che vogliate, insomma. Invece la stragrande maggioranza dei presenti al concerto di Rammstein aveva una maglietta, degli indumenti completamente slegati dal punto di vista della musica. Un buon 20-25% aveva una maglietta dei Rammstein, giustamente, e solo una piccola, veramente esigua percentuale, sotto il 5%, aveva magliette metal, per lo più di gruppi come Slayer, Pantera, insomma gruppi più estremi, tra virgolette. Ho contato sulle dita di una mano magliette di, non so, Motörhead, Black Sabbath, Iron Maiden, veramente poca roba. Mi ha colpito però, devo dire, quel fatto di che la stragrande maggioranza, veramente più del 70% dei presenti, avesse magliette non legate al mondo della musica, non portanti il logo di un gruppo. E arriviamo al piatto forte per quanto riguarda l'organizzazione. I maledetti token, sapevo ovviamente un evento del genere sarebbe stato contraddistinto da questi famigerati token. A me manda i matti pensare che c'è gente che compra i token, che niente altro sono che pezzetti di cartone, per tenerseli come ricordo. Cioè, veramente la follia umana non ha limiti. Token che costavano 4 euro l'uno, quindi a quanto mi risulta praticamente il doppio per quanto riguarda il concerto degli AC/DC. Correggetemi se sbaglio. Il discorso è che quindi una birra andava a costare 2 token, quindi 8 euro, l'acqua 2 euro, mi sembra, credo di sì. E fra l'altro anche abbastanza imbarazzante poi la presenza in mezzo al concerto di diciamo così, di persone che andavano a vendere bottiglie discutibili di birra in plastica, ovviamente, al prezzo di 8 euro, quindi aggirando il discorso token. E completamente tollerati da chiunque, dalla security, da chiunque, insomma, questa piuttosto imbarazzante come cosa. Quindi a livello di token, secondo me, fra l'altro, il pezzo minimo da cambiare era 20 euro, quindi non si poteva, se uno voleva solamente una bottiglia d'acqua non poteva, perché bisognava tassativamente cambiare 20 euro, e fra l'altro non rimborsabili, quindi se uno poi gli rimanevano dei token non c'è un resto da riconsegnare. Questo secondo me è anche abbastanza, non lo so, non dico anticostituzionale, ma mi sembra veramente illegale a dire come cosa, ma vabbè, tant'è, ognuno fa come vuole. Ovviamente io non ho speso niente proprio per principio, avrei anche potuto morire di sete ma non gli avrei preso niente. Ci rompete tanto i coglioni con il discorso del contante che va eliminato, basta l'uso del contante di qua e di là. Adesso chiunque di noi, 95-99% di noi, ha uno smartphone con l'NFC per i pagamenti contactless o una carta bancomat di credito, come volete, per i pagamenti contactless. Non vedo perché allora non si possa comodamente usare, ci vuole un secondo, prendere un'acqua, una Fanta, una Coca-Cola, una birra e pagare tac con il contactless, senza dover per forza utilizzare questo metodo, che ovviamente si sa qual è la motivazione perché si usano i token. Ma da parte mia, concerti con i token per me completamente boicottati, intanto nel senso, i grandi eventi sopravvivono senza di me, io sopravvivo senza i grandi eventi, ma devo dire che per quanto mi riguarda questa logistica nella produzione dei grandi eventi è a dir poco deleteria e contro ogni qualsiasi diciamo legalità per quanto mi riguarda, per come la intendo io. Alla fine della fiera, com'è stato il concerto dei Rammstein? Lo spettacolo dei Rammstein è stato molto bello, da rivivere, da riandarci, questo non lo so sinceramente. Sicuramente i fan dei Rammstein hanno avuto un'ottima risposta, come detto non riesco a fare paragoni con il passato, ma sicuramente non credo che ne siano usciti troppo delusi, al di là della setlist sul quale non mi addentro perché non ho idea se abbiano fatto i loro brani migliori o ci siano mancanze, diciamo, imperdonabili nella scaletta che hanno proposto. Per me il concerto è un'altra cosa. Questo è uno spettacolo, per quanto grandioso, per quanto divertente, con le luci, i fuochi, le esplosioni, i razzi, i LED, Lindemann che dà fuoco alla carrozzina,
al tastierista, tutti i vari microfoni che esplodono, che fuoco, torrette varie, tutto fumo nero, tutto molto bello, ma per me il concerto è un'altra cosa. Da me, da Matusa, quando c'è tanta distrazione a livello visivo, per me si va su, ecco, su una cosa teatrale, su una cosa cinematografica. Non so quanti dei presenti, con una coreografia, scenografia pari a zero, senza effetti, senza esplosioni, senza fuochi, senza tutto questo entertainment in mezzo, sarebbe presente ai concerti di Rammstein. Buon per loro, e bravi loro che hanno percorso questa strada già da diversi anni / lustri, che gli permette di fare 60, 70, 80 mila persone ad ogni evento. Bravi, perché poi lo fanno anche di alta qualità. Ma, come detto, per me un concerto di musica è totalmente un'altra cosa. Con questo ringrazio tutti voi che ci avete seguito, ringrazio ovviamente in primis i nostri abbonati. Se vi è piaciuto il video, condividetelo con i vostri amici, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale e, se volete, abbonatevi anche voi, come fanno tutti i nostri abbonati, che ringrazio sempre per consentire in maniera fattiva l'ecosistema di Metal Hit ad essere vivo, di andare avanti. Vi do appuntamento con i vostri prossimi video di Metal.it, ma soprattutto io vi invito a scrivermi nei commenti cosa ne pensate di quello che ho detto, se eravate al concerto di Rammstein, come lo avete trovato, se vi siete divertiti, se non vi siete divertiti, se non vi piacciono i Rammstein, insomma dite la vostra. Io non sono stato a leggere opinioni esterne, né per non farmi influenzare, né perché, ripeto, non conoscendo l'ecosistema Rammstein, l'universo Rammstein, non volevo assolutamente, non aveva senso, fra l'altro, io conosco quelle due cose e con quelle due cose sono andato a godermi questo spettacolo, molto bello, soddisfatto dai Rammstein, devo dire, un band ultra, iper professionale, ma che lascio a sbranf nei suoi ascolti. Io vi do appuntamento con i prossimi video, ovviamente venerdì non mancate l'appuntamento con la tier list Vado a vivere da solo, dedicata a Sua Maestà Ozzy Osbourne, che insomma è un altro dei grandi della musica rock, e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao dal Graz, che la gloria di Metal Hit sia sempre con voi. Ciao.